Feltro News, in collaborazione con Lab Massa Trabaria. Uno spazio aperto di approfondimento, analisi, informazione, viaggi per i territori alla ricerca di curiosità e amenità, ironia, critica e, perché no, sputtanamento. Prima puntata del magazine di Montefeltro TV. Un saluto agli ascoltatori di RTM. Le notizie. Primarie PD, Luca Ceriscioli, il sindaco delle Marche, a confronto con Pietro Marcolini. L'opinione di Gabriele Cevasco. Scopriamo il territorio, Apecchio, capitale della birra. Il carnevale di Fano visto dalle telecamere di Fabio Turiani. E infine un brano musicale, Chico Fabbri in Eloy's Berry Wine. Amiche e amici del Lab Massa Trabaria, di Montefeltro TV e di RTM, canale 18 sul digitale terrestre, buongiorno. Dopo una pausa di circa un anno anche più, torniamo con questi approfondimenti che oggi toccheranno la politica e più precisamente le primarie del centro-sinistra nelle Marche. Iniziamo subito con un dato di cronaca. Le primarie del centro-sinistra si terranno il 1 marzo. I tre sono i concorrenti: l'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, l'assessore uscente al bilancio e alla cultura della regione Marche Pietro Marcolini e la signora Ninel Donini di Cagli per quanto riguarda l'Italia dei Valori. Se uno mi dovesse chiedere cosa pensi di queste primarie, beh, intanto la campagna elettorale è molto breve, pertanto si fa fatica a capire quali siano i contenuti, ma soprattutto c'è una oggettiva difficoltà da parte dei candidati a esporli e ad approfondirli. Per cui è evidente che stanno prevalendo discorsi programmatici a carattere generale piuttosto che slogan. Devo dire subito la verità. I papabili, i favoriti sono Ceriscioli e Marcolini. Ebbene, per me il favorito è Ceriscioli. Perché dico il favorito Ceriscioli? Perché io non riesco a capire come uno che voti Marcolini non possa pensare a Spacca. Nel senso che Spacca e Ceriscioli, a mio avviso, rappresentano il modello Marche di cui si è fatto un gran parlare, peraltro bene, in questi anni. Spacca e Ceriscioli hanno un'idea molto simile di governo della regione Marche. Spacca e Ceriscioli sono stati e continuano a essere fianco a fianco. Spacca e Ceriscioli sono due assi nell'ambito della giunta, non sono così due figure marginali. L'uno è governatore, ma l'altro è assessore al bilancio. Pertanto, ecco, io mi domando come un elettore del PD che disapprovi l'operato di Spacca possa votare Marcolini. Certo, Spacca ha fatto una scelta drastica e con lui Solazzi, ovvero la scelta di continuare a rimanere nel PD ma svincolarsi dal PD e quindi costituire quella che prima era un'associazione culturale, adesso a tutti gli effetti una lista, Marche 2020. Però se noi ragioniamo in termini di contenuti, in termini di proposte, io non vedo questa differenza tra Spacca e Marcolini. Piuttosto mi preoccupa
mi preoccupano, anzi più che preoccuparmi mi fanno sorridere i toni con i quali viene presentato Marcolini, o meglio il nuovo che avanza. Mi ha colpito su tutti una definizione di Marcolini che un'esimia onorevole della provincia di Pesaro Urbino ha dato: ricostruttore. Cioè, Marcolini ricostruttore di se stesso? Perché definire Marcolini ricostruttore significa praticamente resettare tutto quello che è stato in questi ultimi anni e rifondarlo. Ma a me non mi sembra, a me non sembra di aver sentito autocritica da parte di Marcolini. Pertanto, ecco, parlare di ricostruzione, parlare di Marcolini ricostruttore, obiettivamente è abbastanza comico e anche poco, permettetemi, credibile. Appunto perché Marcolini non ha fatto autocritica. Ma soprattutto perché Marcolini aveva un po' la chiave della cassaforte, è perché lui è il responsabile del bilancio. Per cui è vero che Spacca poteva essere un padre padrone, ma è altrettanto vero che Marcolini era colui il quale aveva le chiavi della cassaforte. E infatti in questo momento sentir parlare di Marcolini come ricostruttore, dopo che per esempio vogliamo ricordare il discorso delle fusioni dei comuni, ecco, Marcolini ricostruttore, ma poi ho sentito anche che Marcolini bisogna votare Marcolini perché è in grado di governare la macchina burocratica sempre più potente. Ebbene, con questa macchina burocratica Marcolini ha governato non soltanto negli ultimi 5 anni, ma diciamo per quasi 30 anni, perché comunque Marcolini è in regione da circa 30 anni. E poi io mi domando, uno dell'entroterra, per esempio, no? Come può pensare che Marcolini sia l'uomo che ci vuole? Per esempio, quando ci sono state le fusioni, le prime fusioni andate a buon termine, sono quelle che hanno riguardato 3 comuni, vale a dire Castelcolonna, Monterado e Ripe, che adesso costituiscono il comune di Trecastelli in provincia di Ancona. Ebbene, a loro la regione diede se non ricordo male, un contributo annuale di 280.000 euro in aggiunta al contributo nazionale. Ebbene, subito dopo la giunta, su proposta di Marcolini, o perlomeno con l'avallo di Marcolini, ha presentato una proposta di legge con la quale si rivedevano i criteri economici per quanto riguarda le fusioni. E questo fu anche uno dei motivi per cui nell'entroterra, vale a dire nei comuni di Lunano, Belforte, Pian di Meleto, Lunano, Pian di Meleto e Belforte Alisaurio, che appunto avrebbero dovuto unirsi in un comune unico, ebbene questo fu anche uno dei motivi per cui il referendum in tutti e 3 i comuni non passò, perché già allora si diceva: ma le risorse che la regione dovrebbe assegnare non sono poi così alte, o comunque non sono così certe. E questo ovviamente creò timori nella popolazione, che legittimamente bocciò la proposta di fusione. Ma perché già allora si parlava di incertezza sul contributo da parte della regione, o comunque di una drastica riduzione? Proprio in virtù di questa proposta di legge. Proposta di legge presentata dallo stesso Marcolini della quale lo stesso Marcolini andò anche fiero, perché lui cosa disse nel 2013? E qui cito un discorso che lui fece nell'ambito di un consiglio regionale, per l'esattezza
il 17 luglio, dice va sostenuto dando privilegio alle forme di accesso ai finanziamenti e alle risorse esistenti, non aggiuntive che non esistono. Per cui lui dice va bene favorire le unioni, va bene favorire le unificazioni e le fusioni, ma non promettendo l'impromettibile. Cosa significa questo? Significa cercare di qualificare il processo di fusione sul versante non finanziario dei contributi, ma sul versante dell'individuazione degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, della gestione ottimale delle risorse. E questo, continua sempre Marcolini, può essere incentivato e promosso, ma non con risorse sistematicamente aggiunte. Bene, questo l'ho preso dal verbale della seduta del Consiglio regionale del 17 luglio 2013. Quindi, diciamo che Marcolini, giustamente, è sempre stato piuttosto severo, proprio perché è colui il quale aveva la chiave della cassaforte. Ma poi ricordo anche un'altra cosa, cioè ultimamente c'è stato un pochino un battibecco tra Ceriscioli e Marcolini, nel senso che Marcolini ha detto, aveva criticato un pochino il Festival della Felicità, e Ceriscioli ha detto ma come Marcolini, tu lo critichi quando la regione praticamente è stato uno dei principali sponsor. Ebbene, comunicato stampa del 22 maggio 2012. Il Festival della Felicità propone non solo riflessioni, ma anche progettualità concrete, a partire dalla misurazione del nuovo indicatore del progresso. In più, la qualità degli invitati e la ricchezza degli appuntamenti sono gli elementi che fanno la differenza, insieme alla distribuzione e all'articolazione su più centri della provincia. Ma non solo. Ragionando in termini di analisi costi-benefici, il festival è un investimento. Ossia, non è una fiammata spettacolare, ma pone basi solide e sintetizza nuove ispirazioni. Chi è che ha rilasciato queste dichiarazioni? Non l'attuale sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che del Festival della Felicità fu il promotore, ma, guarda caso, Pietro Marcolini. Quindi, a me fa piacere che Marcolini si sia interessato dell'entroterra pesarese, nella fattispecie abbia favorito il distaccamento dei vigili del fuoco a Macerata Feltre, nello specifico abbia sostenuto la candidatura di Marche a di Urbino a capitale della cultura, e ancora abbia favorito l'ingresso della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino tra i 20 musei nazionali, come peraltro un onorevole pesarese ha fatto presente. Ebbene, ma Pietro Marcolini, oltre che assessore al bilancio, era anche assessore alla cultura, è anche assessore regionale alla cultura. Per cui, visto che questo onorevole dice insieme a me a perorare la causa di Urbino capitale della cultura, c'era Marcolini e nessun altro, a perorare la causa del museo di Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, da inserire tra i 20 musei nazionali, c'era Marcolini e nessun altro. Beh, Marcolini altro non ha fatto quel suo dovere, in quanto era assessore, era ed è assessore alla cultura, per cui io non difficilmente mi immagino un assessore alle infrastrutture a Roma a sponsorizzare Urbino, poi per carità tutto è possibile. Per cui ecco, dico, Marcolini è una persona sicuramente competente, è una persona sicuramente capace, è una persona con gli attributi, però ecco,
non mi si può dire che rappresenti il nuovo o perlomeno un nuovo modello di governo regionale. Altro non è che la continuazione del governo Spacca dentro il PD. Per cui Spacca continua la sua idea al di fuori del PD. Marcolini la porta avanti all'interno del PD. Motivo per cui l'alternativa, vale a dire quella di Luca Ceriscioli, è sicuramente più curiosa, quantomeno è da mettere alla prova, perché è stato sindaco ma non ha mai avuto incarichi regionali Ceriscioli, ma quantomeno nei suoi discorsi si intravede una nuova forma di governo, una forma di governo che tutto sommato ragiona più in prospettiva, una forma di governo, ripeto, che potrebbe anche essere effettivamente valida e buona per le Marche. Però per par condicio non dimentichiamo la terza candidata, Ninel Donini, dell'Italia dei Valori, che comunque di lei si parla poco, ma ha un grande merito, quella di essere un'appassionata del territorio, nel bene o nel male. Si possono non condividere le sue idee a livello nazionale, quindi a livello politico, però si deve riconoscere un grande amore per il territorio e soprattutto dobbiamo riconoscere a lei di essere una donna dell'entroterra, cioè di Cagli. Infine, io non reputo corretto che per fare gli interessi della provincia di Pesaro serva un pesarese, così come che per fare gli interessi di Ancona serva un anconetano. No, principalmente serve il buonsenso. Per cui io dico Ceriscioli non va scelto perché è pesarese, piuttosto va scelto riflettendo su quella che è, come dicevo prima, la sua idea piuttosto innovativa di governo regionale. Ecco, quindi credo che il tempo è poco perché il 1° marzo è ormai alle porte. Però se io fossi un elettore del PD e dovessi scegliere tra Ceriscioli e Marcolini, beh, io sceglierei Ceriscioli, perché altrimenti scegliessi Marcolini è come se scegliessi Gianmarco Spacca. Ecco, cari amiche, cari amici del Lab di Montefeltro TV e di RTM Canale 18, questo è il mio pensiero, e quindi questo, diciamo, è... Io provo a mettermi nei panni di un elettore del PD, comunque al di fuori dei giochi, e di un elettore del PD che vuole andare oltre i conflitti interni al suo partito determinati dai personalismi, perché diciamocelo chiaro e tondo, come già dicevo ormai, dico ormai da anni, il PD regionale, ma soprattutto il PD pesarese, è teatro di uno scontro tra personalismi che poco hanno a che vedere con i programmi. Per cui ecco, la mia proposta, il mio così consiglio è proprio anche dato in questa prospettiva, andare oltre i personalismi. E comunque vi invito per correttezza a consultare sul nostro sito montefeltrotv.it i discorsi dei due candidati, Luca Ceriscioli e Pietro Marcolini. Ecco, vi invito a seguirli attentamente in maniera tale che possiate anche voi farvi un'idea e quindi avere un'idea più chiara su chi votare tra i due al di là del nostro parere. Adesso, cari amiche e cari amici, vi accompagniamo alle falde del Monte Nerone, al confine tra le Marche e l'Umbria, alla scoperta di Apecchio, città, o meglio, capitale della birra, con questo servizio curato da Gaetano Tripolone. I am not afraid
Siamo da Pecchio, capitale della birra, anzi della birra artigianale. Abbiamo qui Giacomo e Nicola che sono i titolari del birrificio Venere. Quindi ci parleranno adesso di come si fa la birra e soprattutto cioè, l'assaggeremo. Ok. Sì, il nostro birrificio nasce all'interno dell'agriturismo Caciriggiolo, l'agriturismo che gestiamo insieme alla nostra famiglia oramai da anni e si inserisce appunto all'interno del nostro territorio, a Pecchio, che è anche la capitale della birra artigianale in Italia. E il nostro è un birrificio nato da poco, il terzo birrificio appunto qua da Pecchio. Produciamo ecco, la nostra birra in piccole per ora quantità, ma cerchiamo di curare la qualità della birra soprattutto con gli ingredienti naturali che ci dà il territorio, quindi l'acqua, l'orzo che viene coltivato da noi e poi maltificato e torna appunto per essere trasformato in birra, il luppolo e il lievito, questi quattro ingredienti della birra artigianale. Facciamo quattro tipologie di birra che credo Nicola vi possa spiegare anche meglio di me. Sì, abbiamo quattro tipologie, abbiamo una bionda pale ale, una rossa bitter, un'ambrata Indian pale ale e una nera stout stile Guinness. Sono quattro tipologie di birra che diciamo riprendono uno stile inglese, anche se come ha detto Giacomo ovviamente gli ingredienti sono tutti rigorosamente pecchiesi. L'ingrediente principale è acqua e l'orzo che è dei nostri campi e diciamo che a Pecchio è diventata capitale della birra artigianale proprio per la qualità di questi ingredienti, soprattutto dell'acqua, che è questo che ha determinato il successo della birra a pecchiese. E, dicevo appunto, sono di stile inglese, noi ricerchiamo una grande qualità nella birra proprio partendo dalla vecchia scuola e dalle vecchie tradizioni brassicole europee che però anche in Italia stanno avendo grande successo e ci siamo insomma riscoperti i paesi di grandi produttori di birra di qualità. Comunque la differenza sostanziale è questa, naturalmente la naturalità degli ingredienti usati. In secondo luogo il fatto che una birra artigianale resta anche più leggera perché appunto l'anidride carbonica prodotta all'interno della birra è un'anidride carbonica naturale, quindi non è indotta da CO2, quindi risulta anche meno pesante. E tra l'altro questa birra non è pastorizzata e non è filtrata, quindi all'interno il lievito che ne fa un prodotto vivo e non diciamo sterile come le birre industriali, quindi un prodotto che si beve bene. Tra l'altro la nostra birra ha anche una gradazione alcolica non eccessiva, quindi è accessibile, quindi, insomma, a tutti. Si può bere un bicchiere in più? Sì, certamente. La nostra clientela, la birra è un prodotto giovane per giovani, stiamo conquistando diciamo l'universo giovane, però come dicevamo ora la birra è un bene di consumo che si sta scoprendo, quindi tanti anche nei ristoranti appunto rinunciano alla bottiglia classica di vino per scegliere una bottiglia di buona birra artigianale. Ma poi dire una cosa, cioè non parliamo di prezzi, però è un prezzo molto abbordabile, cioè alla fine dei conti, per cui magari qualcuno è spaventato quando va nei ristoranti, no? Vede la birra, cioè la birra confezionata e dice mamma mia chissà quanto costa, alla fine dei conti non è che siamo poi lontani, no? Dal costo della birra media, insomma. No. Un euro in più, voglio dire, niente di più. È davvero un prodotto che ne vale la pena, perché siamo completamente in un altro mondo, non ci sono assolutamente paragoni con la classica birra, no? Industriale che troviamo, insomma, alla fine dei conti. Ok, un accenno alla produzione, chi ce lo fa? Cioè, qual è la filiera, quindi, della birra? Sì. Nicole, poi... Okay. Allora, come dicevamo, gli ingredienti principali della birra sono per il 90% acqua, e per il restante quindi, c'è acqua di qualità e qui acqua di qualità e qui ad Apecchio siamo famosi, un'acqua esatto che ha delle caratteristiche eccezionali per la produzione di birra. Abbiamo l'orzo che come dicevamo appunto è dei nostri campi, quindi ovviamente la nostra filiera è cortissima perché l'orzo fatto accanto al birrificio portato a maltare e poi ritornato nel birrificio perché c'è un processo di maltazione dopo la trebbiatura dell'orzo, che viene lavorato appunto a vari gradi
di temperatura per tutto il processo della birra, poi ogni ricetta ovviamente ha le sue caratteristiche. Dopodiché gli scarti della birra, una cosa che noi ci teniamo molto a dire, noi li riutilizziamo perché li diamo agli animali, sia dell'azienda agricola di Giacomo che anche agricoltori. Sì, perché Giacomo, questa è anche l'azienda agricola, esattamente. Attenzione, poi magari ne parliamo. E anche agricoltori che hanno le bestie, allevatori qui intorno a noi, ci vengono a prendere le nostre terbie che sono eccezionali per gli animali, hanno proprietà eccezionali. Dopodiché anche l'alimentazione qui del birrificio Venere è tutta a pannelli solari a tetto, quindi veramente un birrificio a impatto zero. Niente, si tratta di un investimento fatto nel territorio, nella propria terra, da due come me e Giacomo che sono innamorati della propria terra. Bene, dopo questa birra penso valga veramente la pena di andare ad Apecchio, vale la pena per tutti. Prima di bere ovviamente, automobilisti ma anche motociclisti, perché le curve di Bocca Serriola sono assai invitanti. E da Apecchio ci trasferiamo una cinquantina di chilometri, anche una sessantina di chilometri più a sud, sul Mare Adriatico e più precisamente a Fano, per seguire con Fabio Turriani il famoso e tra i più, se non più antico Carnevale d'Italia. Yeah.
Panar Palimassion, ciao Fabio! La prodotto! Giro Pirucci! Ale! Vai! Ale! Si scrive! Buon cardinale! Grazie! Grazie Gino! In certo due mani! Ce l'abbiamo noi! Il resto di Vincenzo Pirucci! Noi non teniamo dietro! Cortino! Ciao! Grazie per il video! Grazie Gino! Grazie il premio! Ecco amiche e amici, siamo arrivati in conclusione. Se volete scriverci potete farlo a info@montefeltrotv.it. Ci rivediamo la prossima settimana. Questo speciale avrà una cadenza appunto settimanale e non parleremo soltanto di politica, parleremo un po' di tutto. Ma soprattutto parleremo in maniera assolutamente libera, quindi diremo quello che ci pare, quello che riteniamo più opportuno dire, senza condizionamenti di alcun tipo. Non parleremo soltanto di politica, ma soprattutto non parleremo soltanto di Montefeltro o di provincia di Pesaro e Urbino, perché in un momento come l'attuale parlare di piccole aree è anacronistico. Noi dobbiamo aprirci, quindi noi dobbiamo guardare anche a quello che accade nelle altre regioni, dobbiamo guardare a quello che accade in Romagna piuttosto che in Umbria, piuttosto che in Toscana e piuttosto che nel sud delle Marche. E questo è e sarà l'obiettivo di questa nuova rubrica. Grazie, alla prossima settimana. Ok, adesso andiamo a tempo di musica e la cantiamo insieme, pronti? Ogni notte che ritorno da te, io vedo che non sono più negli occhi tuoi. Ti stringo ma non sento più i baci che mi dai e non vorrei
essere nato mai. Ma non c'è notte che io non ritorni qui. Eloise, Eloise. Su le mani. Sono in ginocchio ormai. Eloise, ma tutto può cambiare ancora. Ogni notte che ritorno da te, io vedo che non sono più negli occhi tuoi. Ti stringo ma non sento più i baci che mi dai, e non vorrei essere nato mai. Ma non c'è notte che io non come succede allo stadio, alziamo le mani, muoviamo un po' l'aria come la ola, tutti insieme.